io do il benvenuto al caro amico che non è uno dei sindaci, però più o meno, chissà, forse in un prossimo futuro, che ne sappiamo. Carmine Verducci, presidente della Proloco di Brancaleone, buongiorno. Buongiorno. Carmine, ti stresso sempre al telefono, dai. Però buongiorno a tutti i radioascoltatori, e grazie per la tua piccola recensione, però sindaco penso di non diventare mai. Dici non suppaccio, Mufazzo, ancora. No, non ho queste aspirazioni. Vabbè, sì. Allora io e Carmine, vabbè, mi permetto di dire qualche parola in più perché siamo molto amici, ma amici proprio nella vita, e quindi qualche battuta ci scappa tra di noi. Allora, tutto a posto, certo. Come va Brancaleone? Cioè, abbiamo una riconferma del sindaco uscente. Sì, c'è stata la riconferma dell'avvocato Francesco Moio e della sua lista. Vedo, ha vinto con vedo che infatti 70, sono 78 voti di scarto, 77, sì, se non mi sbaglio. 78 voti di scarto, sì. Che sono una manciata. È stata un po' combattuta con la lista Garofalo. E allora, infatti, guarda, diamo un attimo i dati, così i cittadini che ci ascoltano possono analizzare in maniera migliore. Francesco Moio, lista civica Rinascita Civica, il sindaco uscente, 1083 voti con i 48,39%. Silvestro Garofalo, Brancaleone Bene Comune, 1005 voti, 44,9%. Antonella Renieri, Uniti per Brancaleone, 150 voti, 6,70%. C'è da dire che la situazione con il mio comune, caro Bova Marina, sì, è molto simile. È molto simile nel senso dei risultati, nei risultati, perché Bova Marina altrettanto ha vinto gruppi per un'ottantina di voti, e più o meno lo scarto era questo, sì. E anche come percentuale, se era sul 43% la lista municipio Bene Comune di Bova Marina, quindi anche lì le assonanze, e la lista che ha vinto invece ha vinto veramente col 47%, quindi siamo lì. Sì, siamo lì. No, io intendevo come numero di elettori, a Bova Marina e ne eravate di più. Sì, come votanti 2500, infatti la percentuale è stata il 70% dei votanti, sì. Anche se voi come elettori aventi diritto ne avete qualche cosa in più, avete un centinaio di elettori in più. Sì. C'è da dire sì, che comunque Brancaleone è suddivisa anche in più frazioni. Le tre frazioni di Razzà, Paese Nuovo e Galati sono state quelle decisive. Anche perché voi, appunto, noi abbiamo un'unica sede per quanto riguarda gli scrutini, che è quella della scuola elementare, 4 sezioni, voi se non mi sbaglio 4 ne avete 5? 5 sezioni, quindi avete 3 nelle frazioni e 2 a Brancaleone Marina. Sì. No, ne abbiamo 3 a Brancaleone Marina, sì. Poi un'altra sezione a Galati, un'altra sezione che comprende Brancaleone e Paese Nuovo. Ok. Quindi Brancaleone Superiore vota a Marina. Sì, sì. No, vota sempre a Razzà. Ah, ok, ho capito. Razzà. E allora, sindaco Nuovo, Razzà in un'unica sezione. Allora, tu sei il presidente della Proloco della città di Brancaleone. Col sindaco uscente avete fatto un lavoro, come mi dicevi anche qui intervistato in radio, un lavoro comunque positivo, lavoro che a quanto auspico continuerà, o no? Ah sì, questa è l'auspicio della collaborazione futura, e che ci ha consentito insomma di programmare tanti appuntamenti culturali e ludico-ricreativi, quindi si auspica che l'amministrazione comunale sia sempre vicina a un'associazione, ma non solo, a tutte le associazioni del territorio, in quanto Brancaleone con 15 associazioni no profit e culturali che esistono, intende e ha inteso collaborare a pieno titolo, quindi sotto questo punto di vista diciamo che gli auspici sono già confermati dal lavoro svolto nell'anno precedente. Esattamente. E io quello che dicevo prima in diretta, so che tu lo condividi, cioè la mia analisi per quanto riguarda una nuova amministrazione, cioè che l'amministrazione non deve governare da sola, non governerà da sola, ovviamente, anche se è grazie, cioè nel senso grazie ai cittadini, e se i cittadini vorranno dare una mano alla nuova amministrazione rendendosi partecipi e disponibili, cioè per esempio noi a Bova Marina più o meno, sì,
a Bova Marina sarà così, ma Bova Marina è un comune che esce da 2 anni e mezzo di commissariamento per infiltrazioni mafiose, no, Palizzi no. esce da 1 anno di commissariamento per scioglimento politico, sono tutti comuni che hanno bisogno veramente, le amministrazioni, di cittadini volenterosi che si vogliono mettere a disposizione in maniera gratuita, come fanno tutte le associazioni no profit sul territorio. Quindi Brancaleone, pur uscendo da un'amministrazione comunque normale, il sindaco è stato rieletto, ha bisogno di comunque dei cittadini al suo fianco. Ha bisogno innanzitutto, credo io, di una collaborazione dei cittadini, nel senso di una vicinanza, perché i grandi progetti, a mio avviso, che io sono fuori e non di parte con nessuna delle politiche. Specifichiamolo, perché io ti chiamo per l'amicizia e perché tu so che sai dare un'analisi molto profonda. Sono delle analisi che faccio anche io su Facebook, infatti chi mi segue. Infatti. Pragmatico. E quindi credo io che c'è bisogno di una collaborazione con i cittadini, perché sono i cittadini che eleggono un'amministrazione comunale, che devono in un certo senso spronare anche su tanti aspetti non solo culturali, ma aspetti anche sociali, che è molto importante. Un paese cammina a testa alta solo se il cittadino è vicino all'amministrazione comunale, sprona e sensibilizza su alcune problematiche che possono essere di varia natura. Va bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità come sempre, oltre che ti rinnovo l'invito, quando vuoi, senza che te lo dico, vienimi a trovare, ma non solo a Bova Marina, qui grazie. Su Radio Studio 95 Telemelito siamo a tua disposizione, caro Carmine, per lanciare il bellissimo messaggio che parte da Brancaleone, che è un messaggio di speranza, perché il tuo impegno e l'impegno della Proloco, di tutti i soci, è veramente da fare invidia per molti comuni. Io ti faccio ancora i complimenti per tutte le attività che state organizzando. C'è un evento che arriverà presto, che è, dai, diamo una botta, diciamo un messaggio promozionale gratuito, che è quello di... Lasciate le parole. Allora, noi innanzitutto abbiamo cominciato con le raccolte firme del FAI per salvare Brancaleone Superiore. L'anno scorso, nel 2012, terzi in classifica. Sono state raccolte un 800-900 firme. Quasi 800 firme, insomma, sì. Contro i 20.000 che ha raccolto la Cattolica di Spilo. Intendiamo quest'anno, già ci siamo adoperati, abbiamo mandato già le schede delle firme all'estero, dove ci sono alcuni dei nostri emigranti che si sono attivati per questa cosa. La gente sta rispondendo bene, tantissime sono le attività commerciali che ci vogliono sostenere, proprio perché crediamo a questo sviluppo del borgo. Quindi questa è la nostra prerogativa. A giugno ci sarà il secondo workshop territoriale, che comprenderà 3 giorni itineranti sui territori anche limitrofi a Brancaleone, visto che c'è stato questo interesse. L'anno scorso abbiamo avuto tantissimi ospiti che poi hanno innescato sul territorio tantissimi eventi, quindi nuove amicizie, nuovi incontri. Da Brancaleone è successo veramente di tutto e durante tutto l'anno anche il workshop è stato riconosciuto in vari convegni in giro nel territorio. Poi tra le tante manifestazioni culturali, Brancaleone è stato uno dei primi comuni a tributare, ad esempio, a Pasquino Crupi una targa, a tributare un riconoscimento. Sono molto contento per Bova Marina, perché Vincenzo Crupi l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, abbiamo attribuito una targa il ricordo del padre Pasquino, un grande meridionalista e che io sostengo tutti i meridionalisti. Ho avuto anche l'onore di conoscere Pasquino negli ultimi anni, una grande persona, che dire. Vabbè, sì, di Pasquino Crupi si può dire molto, ma contemporaneamente si può dire poco, nel senso che è una figura, una persona talmente grande che ci lascia spiazzati solo a parlare di lui. E io l'ho conosciuto anch'io. Però io penso anch'io che bene. Dici. Il suo ricordo e il ricordo attraverso le nostre parole su quello che lui ci ha insegnato. Pasquino non se n'è mai andato via.
Ah beh, le sue idee rimangono assolutamente, come per tutti i grandi idealisti della nostra storia, della storia d'Italia. Faccio un esempio che non c'entra, cioè c'entra ma non c'entra, anche Falcone e Borsellino, le loro idee li avranno ammazzati, ma le loro idee camminano nelle nostre gambe, quindi c'è poco da fare. Quando le idee sono grandi continuano a camminare anche dopo che chi le ha portate avanti, cioè chi le ha proprio iniziate, muore e non c'è più, però c'è con noi tramite l'idea. Grazie a Carmine Verducci, grazie. Presidente della Proloco di Brancaleone, ti aspetto qui, mi raccomando. Un abbraccione, ciao.